adesso guarda, passiamo il microfono a lui e finalmente, tu non lo sapevi, finalmente Daniele Racco da Genova, ma nato a Savona, non tifoso di calcio, ci spiegherà qualcosa. Signori, Daniele Racco! Non sono tifoso, nel senso che da bambino giocavo a calcio come tutti, ma no, non in nessuna squadra, non era il mio sport, cioè, però come posso dire, mio papà diceva che ero l'anticalcio, ero proprio scarso. Io mi ricordo che giocavo con i miei amichetti, che tutti quanti avevano questo sogno di giocare un giorno nel Genoa, no? Io l'unico modo per giocare nel Genoa per me era darmi al cricket, proprio non c'era. Ci sono andato vicino, ho giocato anche su prato, tutti quegli sport dove sono bravi indiani e pakistani, non mi capito perché cazzo, però dove c'è un bastone di legno, evidentemente hanno questa roba qua. Però io sono un grande appassionato invece di sport di contatto, sport di lotta. Io da piccolo volevo fare il pugile, ma mamma non avrebbe mai permesso che il suo baby salisse su un ring a farsi dare le botte, quindi primo surrogato della mia vita, ovviamente via di surrogati. Pugilato no, puoi fare arti marziali, ho fatto il jiu-jitsu, mi ricordo, dopo un lavoro dell'Ital Sider. Mio papà era un operaio tornitore dell'Ital Sider, sindacalista di sinistra, che mi ha mandato il dopo lavoro dell'Ital Sider. Il nostro maestro era un saltatore. Cintura nera, terzo dan, però saltava, diciamo, di giorno. E di sera picchiava i bambini, era ma per me mi ricordo un anno che hanno fatto uno sciopero di un mese per avere un aumento di busta paga, non gliel'hanno dato, ci ha pestato per 2 mesi, era incazzato con la bandiera. Però insomma io ho imparato, e papà, noi abitavamo in questo quartiere, diciamo un po' borderline, no? Di Savona, la Fontanassa, qui c'è Macigalupo che lo sa. No, a questo quartiere un po' così va. Allora papà appunto mi iscrisse in questa palestra, mi ha detto vai lì che almeno ti mena gente che conosciamo. No, io sono un grande appassionato di sport, in realtà il calcio non ho mai, ho tifato un po' tutte le squadre, perché a seconda degli amici che avevo, no? Una settimana tifavo Genoa, una settimana Sampdoria, non avevo neanche una settimana il Milan, una settimana l'Inter, insomma non ho mai tifato. Degli sport americani soprattutto, e avevo notato che quella squadra lì c'ha la maglia come gli arbitri degli sport americani, che vuole dire qualcosa, no? Ma magari sono coincidenze, però secondo me no, come si dice la cosa. Per chiudere l'argomento sugli sport di lotta e anche su quella. Alla fine, a 39 anni, quindi 11 anni fa ormai, ho realizzato uno dei sogni che avevo da bambino, diventare un wrestler. Io sono sempre stato un grande appassionato di wrestling, e l'ho fatto. E l'ho fatto anche qui a Torino, ho fatto il wrestling, questo sport spettacolo. E quando parlo del wrestling tutti mi chiedono sempre, ma è vero, è finto? Allora, non si può definire con vero o finto. Il wrestling è, l'aggettivo giusto è predeterminato. Per capirci, come alcune partite della Lega. Così abbiamo capito bene di cosa stiamo parlando. Ma basta, non tocco più l'argomento. Però io sono un grande appassionato di sport. Io ad esempio adoro quando sono le Olimpiadi. A voi piacciono le Olimpiadi? Sono belle, no? Perché vedi, quegli sport che di solito non vedi mai. Cioè alla fine, quando guardi lo sport di TV, c'è calcio al 90%, un po' di tennis, ma poi finisce lì, Formula 1. Quegli altri sport si cambiano. Invece ogni 4 anni ci appassioniamo a degli sport che non cadiamo per altri 4 anni. Io ad esempio quando c'è il nuoto sincronizzato. Ma che bello è il nuoto sincronizzato. Io non riesco a cambiare canale. Magari è di notte, no? Insomma, non ho mai capito il senso del nuoto sincronizzato. Perché se ti piace il ballo liscio, ballo. Si piace nuotare, nuoti, unire le due cose, rischiare di affogare, mi sembra una stronzata, però no, è bello, però sono questi sport che non consideriamo le volte, il dressage, sai che sport è il dressage, no? Uno sport tipico. Allora io, nella mia ignoranza, cioè io con i cavalli sport, io ci ho sempre messo sopra dei qui. Dice, ma tu hai mai montato? No, io ho puntato, cioè, oggi mi sembra che Tartarita da Tarascone si mette bene, punto su di lui, io ho sempre pensato se quello è lo sport tipico, invece no, perché ogni tanto fra i cavalli mi nasce uno
padri di loro sono molto competitivi. Quando sono puledri li mettono in questo recinto, no? Per capire se faranno trotto, galoppo, no? E sono molto competitivi tra di loro i puledri, uno si misura il garrese uno con l'altro, li triscono, sono così. E poi ce n'è uno che sta in un angolo del recinto, che è così, che guarda gli altri con questo sguardo interrogativo, a un certo momento spotta e dice: ma ragazzi, ma come? Che schifo! Si suda, si pestano le merda, ecco, fanno il dressage, no, è vero, mi fanno l'attrezzo sulla criniera, mi fanno fare la prima uso del tutto francamente da imbecille, e sono quelli che alle Olimpiadi fanno questa roba, e non ho mai capito chi vince, forse quello che somiglia di più alla Carrà, ma non ho mai capito chi vince. Vabbè, è bello che nel mezzo questi sport che, ma poi sport, già è una già, tipo il badminton, conoscete? Il badminton è sport olimpico, il rugby no, e il badminton sì. Allora, il badminton è quello sport che si gioca con queste racchette da tennis che hanno fatto la chemioterapia. Dove bisogna colpire questo incrocio tra una pallina da ping pong e un canarino morto, che parte a 200 all'ora, ma a terra, così col paracadute, piano dall'altra parte, e dall'altra parte c'è uno che la manca, che per me è assurda! Tornando invece abbiamo riso, abbiamo scherzato, vedo come la vedo io, come sono gli sport, cos'è per me, però appunto io ho detto sono qui per papà, e papà ti fa la Torino, anzi papà ti fa per il grande Torino, aveva 14 anni quel giorno, maledetto, e io non ho mai avuto sciarpe e vessilli a casa, perché papà la portava dentro di sé questa cosa, non ha mai poi ti fatto più di tanto. Io, come vi ho detto, non sono mai riuscito a appassionarmi al calcio, però era uno dei momenti quando c'era il calcio in TV, io lo guardavo insieme a papà e commentavamo, facevamo la schedina ragionata insieme, era una cosa veramente molto nostra. E quando passavamo dallo stadio di Savona, che è intitolato a Valerio Bacigalupo, Bacigalupo, Ballarino, Arosa, e diceva tutta la formazione. Io sono cresciuto così, non essendoci c'ero. E me ne ha sempre parlato del grande Torino, 10 undicesimi della nazionale, gli invincibili, solo il fato. E papà se n'è andato via a fine ottobre, ma la sua mente l'ha lasciato un anno e mezzo prima. E non mi riconosceva, anzi è successa una cosa più bella, mi scambiava per suo fratello, e io trovo che questa sia la cosa più bella che possa fare un padre, e non mi è, e ho un rammarico perché non mi è venuto in mente di iniziare a dire la formazione del grande Torino, perché sono sicuro che pur avendo perso la memoria sarebbe andato avanti. Con Andrea Carbonara, con altri amici, con Claudio Sterpone, fate un applauso a Claudio che non c'è, ma che si sta facendo. Ho raccontato di mio papà e del suo amore, no, aspetta, ti ringrazio, e del suo amore per il grande Torino, e siamo commossi un po' tutti, io mi sto commuovendo ancora stasera, veramente faccio fatica. Andrea ha fatto questa cosa, non ha detto niente, ha tolto il suo portachiavi e me l'ha regalato. Niente. Boh, sono tifoso del Toro da circa 2 mesi. Grazie a tutti. Ragazzi, allora, da un'emozione all'altra.